Salve a tutti ragazzi, sono Mamiro98 e benvenuti in questo nuovo video. Oggi tratteremo l'episodio 82 di Dragon Ball Super. Ma prima partiamo con la sigla. Bene, l'episodio inizia con Toppo che accusa Goku di essere malvagio, aggiungendo vicino molte parole inutili. Subito dopo, il Kaioshin chiede a Zeno di far lottare Toppo con Goku e a quanto pare Zeno accetta. Nel frattempo Toppo parla con Goku dicendogli tante parole inutili e Goku gli risponde dicendo di tenere la bocca chiusa e di non parlare troppo e di combattere. Al momento Gohan sembra veramente molto eccitato per questo scontro e Toppo, dopo tante mosse inutili, inizia il combattimento. Goku a quanto pare non riesce nemmeno a sfiorarlo e Toppo gli sfodera la prima mossa, la Tornado Justice o roba simile, una cosa del genere, e gli sloga la spalla a Goku e Goku se la aggiusta da solo, manco fosse un chirurgo. A quanto pare Goku è in seria difficoltà in questo scontro, in questa forma, e Toppo gli sfodera un colpo energetico e Goku lo schiva, ma Toppo lo prende alle spalle e lo stringe fino a fargli perdere le energie. Ma Goku ovviamente si trasforma in Super Saiyan Blue e si libera. E Toppo, con Goku in questa forma, sembra avere tante difficoltà, infatti si piglia un sacco di calci e pugni in faccia. E in questo caso inizia un violento scontro tra Toppo e Goku. Subito dopo, Goku sfodera una Kamehameha. Toppo vuole colpirlo, ma Goku si teletrasporta davanti a lui e gliela spara direttamente in faccia. Questo è un chiaro riferimento alla saga di Cell, se vi ricordate bene. Goku si teletrasporta davanti a Cell e gliela spara in faccia. Toppo sopravvive e si incazza perché a quanto pare gli ha rotto la divisa e decidono di fare sul serio. E qua Mazing comincia a fare il cazzo duro. Cazzo sì. Ma a quanto pare vengono fermati dal Daishinkan e spiega perché qualcuno potrebbe morire e ha detto che bisogna riservarsi il meglio alla fine. Quindi lo scontro finisce qui. E Zeno accetta questa proposta. Goku si congratula con Toppo, ma Toppo non ne vuole sapere. E dice vicino a Goku che lui non è il guerriero più forte del suo universo. Infatti c'è Jiren, il grigio, che a quanto pare è molto più forte di lui e che Goku non ha nessuna speranza di vincere. Il Daishinkan inizia a costruire il ring per il torneo. E a quanto pare i nostri eroi hanno 40 ore per trovarlo, per trovare i guerrieri per affrontare questo torneo. Appena tornati sul pianeta di Kaioshin, Goku e Beerus iniziano a litigare, nonostante Whis li abbia fermati più volte. Continuano ancora a litigare e Whis ovviamente si incavola e li sgrida entrambi. E Beerus ha chiesto scusa, stranamente, e l'episodio finisce qui. I nostri eroi hanno 40 ore per trovare i 10 guerrieri. Cosa succederà? Personalmente questo episodio mi è piaciuto, ma non troppo. Perché lo scontro è durato troppo poco. I disegni sì, sono fatti bene, sì, abbastanza bene, tranne Beerus che sembra diventato un po' più grasso, ma lasciamo perdere. Io volevo che lo scontro durasse di più. Perché raga, Toppo parla troppo. Voglio più mazzate, più ignoranza. Comunque, se il video vi è piaciuto, commentate, iscrivetevi e condividete e mettete like. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!